Comunque io vorrei lanciare, visto che abbiamo un hashtag, potremmo lanciare L'appello un appello, per il can esattamente. fidanzato. Se volete su Twitter e avete un cagnolino, un fidanzato per Bella, Rosolino Bau. Rosolino, taggate Massimiliano Perdi Rosolino su tempo. Twitter, mandategli la Mandate le foto, foto a Massimiliano casting. dei cani, ovviamente, e il più vicino, ovviamente, il primo che arriva. Il più bello anche, Ma i cani, sai, sono un po' come noi, nel senso che basta l'amore, no? Non serve per Non forza andare avanti. l'essere per forza belli, Non cioè. È il andare sentimento che conta, sono loro a scegliere in base al fiuto. avanti. Va bene, Massimiliano, sarai travolto di tweet. Mi dispiace per questa cosa, ma Speriamo. niente, è andata così. È andata così. Senti, l'ultima domanda. Hai seguito le Olimpiadi di Tokyo? Sì, una domanda retorica, perché immagino. Su quello sono preparato. Senti, raccontami qualcosa. Quali sono i momenti che ti hanno emozionato di più? Allora, sai che cos'è? È stata un'Olimpiade un po' strana. Sia per l'attesa che per insomma, la realizzazione. Non avere il pubblico è una cosa che se non la vedi da vicino non ci credi. Però comunque quando vedi accendersi la fiaccola e poi ovviamente arrivano dei risultati, capisci che è valsa la pena aspettare, ma non soltanto per i risultati belli, ma per le lotte, per anche le lacrime di delusione, perché quello è bello anche dei Giochi Olimpici, no? Certo. In 2 minuti puoi cambiare la tua vita, anzi in meno di 10 secondi. Ma così puoi anche dire: wow, ci sono rimasto male e voglio rifarmi. E questo forse è anche l'essenza dello sport e della vita, no? Volersi rifare, crederci e comunque persistere. Comunque è speciale. Anche perché. Mi dispiace che Tokyo, insomma, il Giappone non abbia potuto sfruttare al meglio questo Anzi. paese pazzesco, no? Che indubbiamente avrebbe, diciamo, affascinato tutti. Non è dietro l'angolo e non è un paese che, come si dice, è molto gettonato, però la scusa delle Olimpiadi era una scusa per veramente farsi conoscere ancora di più. E quindi niente, ho avuto la fortuna di andarci per 20 giorni. Ho mangiato più sushi in Italia che in Giappone, te lo assicuro, però. Classico. Senti, io mi sono emozionata tantissimo per quella tuffatrice cinese, quella di 14 anni che voleva vincere l'oro, che poi ha totalizzato 10 ovunque per pagare le cure della mamma. Io mi sono sciolta perché quella è stata un'emozione grandissima. Anche l'essenza dello sport, no? Il fair play, la solidarietà. Ovviamente anche l'obiettivo, perché è la grande motivazione che spinge molti atleti che abbiano 14 anni o che siano over 40, perché ci sono anche quelli, e il fatto di in qualche modo sul blocchetto, sulla pista di partenza, tutti si resettano, si mettono in discussione, che tu abbia già vinto, che sia alle prime armi, comunque ti darà per forza qualcosa. Grazie, grazie mille Massimiliano per essere stato con noi, ma ultima cosa di cui non te ne fregherà niente, però volevo dirvi Glielo diciamo, ragazze perché che magari è anche merito suo. siamo terzi Terzi. in tendenza su Twitter. Thank you, grazie, muchas gracias. Continuate con Panchinari, mandiamolo oltre il primo posto. Massimiliano, grazie davvero, sei stato gentilissimo. Un abbraccio a te, Ti alla tua vogliamo famiglia. bene. Ciao. Un bacione.